Bentrovati, amici di InfoCilento. Oggi torniamo a parlare degli effetti della pandemia e del lockdown, in particolare di come il coronavirus, soprattutto in un territorio a vocazione turistica come il Cilento, abbia confermato la vulnerabilità delle piccole e medie imprese, già prima in situazioni precarie, ora duramente colpite con sensibili cali di fatturato e seri rischi di sopravvivenza. E sono diverse le forme di finanziamento che appunto vengono in aiuto ai titolari delle piccole e medie imprese per fronteggiare questa emergente crisi economica e sociale. Vedremo le ultime novità del settore e faremo il punto della situazione con il dottor Giuseppe Arleo, coordinatore dell'Osservatorio per la ricostruzione economica dopo il Covid-19 di Competere.eu, membro di Nuclei di Valutazione di Fondi Europei, commercialista specializzato nella alle piccole e medie imprese, alla partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali, nonché autore di numerosi articoli in tema di finanziamento alle imprese. Benvenuto, dottore. Sì, buonasera, grazie Sierra, per l'invito che mi ha fatto molto piacere, insomma, ecco. Partiamo subito, direi, da un'analisi della situazione economica attuale, quindi quali sono i dati riscontrati, quali settori a rischio e qual è la sua riflessione al riguardo. Sicuramente, diciamo che l'effetto post-pandemia è un effetto che tiene conto sia dal punto di vista, diciamo, economico, ma anche dal punto di vista psicologico di alcune considerazioni che non possiamo tralasciare. Sicuramente ci sono state delle grosse perdite dal punto di vista economico che sono state subite in maniera maggiore da quelle imprese che già erano in sostanziale le difficoltà, ma diciamo che si vede anche un effetto psicologico che è dato da coloro che vogliono, che volevano, anzi, prima dell'avvento della pandemia, volevano, diciamo, cercare un percorso dal punto di vista imprenditoriale, ma oggi anche per una situazione normativa che non è delle migliori, si trovano sicuramente in un momento di riflessione. Cioè, molti oggi devono innanzitutto capire quali sono gli effetti anche, diciamo, i futuri del Covid e poi dopo decidere se avviare un percorso autonomo fatto appunto da attività di impresa oppure, diciamo, cercare qualche altra soluzione, ecco. E lentezza e burocrazia sono sicuramente i principali ostacoli alla ripresa economica. Dunque, quali sono gli obiettivi a breve e a lungo termine che un'impresa, soprattutto nelle nostre aree costiere interne, basate appunto sul turismo, sull'agroalimentare, possono porsi? E quali sono le varie forme di finanziamento in itinere e attuabili in questo momento e anche in questo caso? E invece, per chi deve intraprendere un'attività imprenditoriale di questo tipo? Sì, diciamo che come ho anche diffusamente scritto, uno dei problemi maggiori è quello lì della burocrazia, cioè bisogna semplificare, si parla molto di semplificazione, anche in questi giorni si sente veramente parlarne molto. In tema di finanziamenti alle imprese è sicuramente, diciamo, necessario fare una sorta di rivoluzione rispetto alle procedure che ci sono state fino a pochi mesi fa, cioè non è più sostenibile, diciamo, l'attesa di tempi veramente biblici prima dell'approvazione di una domanda di finanziamento e altrettanti tempi biblici all'atto della erogazione di questi incentivi. Cioè, non è più possibile, è un lusso che prima non potevamo permetterci, ma oggi è men che meno quello di aspettare anche un anno, 2 anni prima di avere l'approvazione di un bando di finanziamento e
addirittura aspettare 2 o 3 anni prima di avere l'erogazione dell'intero, diciamo, finanziamento. Cioè, non è più fattibile questo. D'altro canto, però, dobbiamo anche dire che è proprio di oggi la pubblicazione sul Sole 24 Ore di un comunicato che, insomma, è uscito un paio di giorni fa in sede di regione, dove vi è questo nuovo incentivo che si basa su un fondo rotativo. Sostanzialmente è un incentivo regionale che va a finanziare alcuni settori che sono stati definiti come settori strategici, tra cui c'è quello lì del turismo, c'è quello lì che afferisce all'agroalimentare, che sono, a mio avviso, due dei cavalli di battaglia delle terre del Cilento. Questo è un incentivo, aspettiamo chiaramente la pubblicazione del bando che ci sarà a giorni, è un incentivo che ha la bontà di coprire il 100% dell'investimento, parte a fondo perduto e parte a mutuo con una partecipazione sia del sistema bancario, diciamo, è locale, ma anche dell'importante partecipazione di cassa e depositi e prestiti. È un qualcosa che, insomma, si è visto l'ultima volta nel 2018 con il bando sugli artigiani. Questo per coloro che hanno già, diciamo, l'attività. Invece per coloro che volessero cominciare un percorso, diciamo, d'impresa, il bando migliore è sicuramente Resto al Sud, che è un bando che copre anche chi vuole avviare attività di impresa in Regione Campania, e anche in questo caso vi è una copertura complessiva tra fondo perduto e mutuo del 100% dell'investimento. Anche in questo caso si finanziano vari settori, tra cui ci sta l'artigianato, il turismo, i servizi alle imprese, l'agroalimentare. D'altro canto, sempre nel decreto rilancio c'è stato uno stanziamento di circa 100 milioni di euro su di un altro bando che è Smart Start, che è un bando, a mio avviso, altresì molto utile, perché va a finanziare quelle che sono le innovazioni di prodotto e di processo. Guardi, io credo che senza una massiccia, cioè, dire, iniezione di innovazione, è un po' difficile superare con le proprie gambe un periodo come questo, i cui effetti non sono solo, a mio avviso, quelli dei 2 mesi di mancati introiti, ma sono gli effetti che si vedono oggi, cioè, non ultimo, oggi si è sentito che anche il settore della balneazione ha circa il 30% in meno rispetto all'anno scorso. Questo 30% non è dato solo da coloro che si sentono psicologicamente meno sicuri rispetto all'anno scorso dal punto di vista economico, ma è anche dato dal fatto che ci si senta meno sicuri dal punto di vista personale. E questo sicuramente una situazione normativa non molto chiara, rende le persone meno sicure anche dal punto di vista dei consumi. Esatto. Cioè, molte persone non vanno in vacanza o quantomeno non hanno ancora prenotato perché non hanno ben chiara la situazione anche dal punto di vista normativo, cioè distanziamenti, sicurezza nei rapporti personali. Queste sono, cioè, purtroppo, quando vi è una cattiva burocrazia o quando non si riesce a tenere un quadro normativo chiaro, gli effetti non sono solo dei mancati guadagni, ma sono anche nella contrazione dei consumi.
Sì, esatto. E però tutte queste forme di finanziamento mi sembra di capire che prevedono comunque un cofinanziamento per l'impresa. Quindi a monte l'impresa deve avere una liquidità disponibile, ma anche intervenire con una propria aliquota. Quindi questi strumenti sono realmente efficaci? Cioè, quali sono i vantaggi e gli svantaggi? E un'impresa può realmente accedervi? Allora, quelli che le ho detto prima, quindi il fondo rotativo per le imprese, quello in Regione Campania, e il resto al sud hanno una copertura del 100% dell'investimento. Quindi il potenziale imprenditore, oppure l'imprenditore, in questo caso il fondo rotativo, si va a riferire a coloro che già svolgono l'attività. L'imprenditore deve praticamente assicurare solo la copertura dell'IVA. Chiaramente è impensabile effettuare un percorso imprenditoriale, detto in maniera molto franca, senza avere da parte delle somme di denaro, senza avere da parte dei fondi propri. Perché ci sono dal punto di vista finanziario delle spese che devono essere sostenute prima di effettuare l'investimento e quindi prima di ottenere i fondi da parte dell'Invitalia oppure da parte della Regione Campania. Un meccanismo sicuramente positivo in sede di rendicontazione è quello di viaggiare con fatture non quietanzate. In pratica si mandano le fatture, si fa il versamento dell'IVA sul conto corrente, l'ente preposto o la Regione Campania oppure l'Invitalia, come ho detto. In questo momento, quindi, se manca la liquidità, ci sono anche altre forme di finanziamento per le piccole e medie imprese? Beh, sicuramente c'è tutta una fase, diciamo, di bonus che vengono comunque in continuazione chiusi e riaperti. Però, a mio avviso, la politica dei bonus va sostanzialmente a mettere dei tappi su dei buchi, ma non risolvono dei problemi. Cioè, ben venga un ristoro, i classici 1000 euro, 2000 euro, meglio quelli che niente, ma sicuramente è una politica a breve termine. Si riesce a dare un servizio, diciamo, completo solo ed esclusivamente se si fa una politica di incentivi che è impostata sugli investimenti. Ripeto, politiche come il fondo rotativo delle imprese in Regione Campania, che è uscito oggi, anche oggi sul Sole 24 Ore, oppure delle politiche di investimento come Resto al Sud, che sono dei bandi per delle microimprenditorialità, sicuramente sono delle politiche, diciamo, ottime, perché vanno a coprire il totale dell'investimento, lasciando chiaramente, ma è normativa, diciamo, europea, in capo all'impresa il fatto di dover sostenere l'IVA. E per quanto riguarda l'agroalimentare, cosa ci possiamo aspettare? L'agroalimentare anch'esso è un settore sicuramente strategico, come è stato riconosciuto pure dal comunicato della Regione Campania, ma non c'è bisogno del comunicato, ecco, è per capirlo. Per coloro che sono già in corsa, quindi per coloro che sono già imprenditori, sicuramente io poi andrei a consigliare di accedere al bando del fondo rotativo, chiaramente se tutte le condizioni sono rispettate e non saranno condizioni semplici. Ma d'altronde dei criteri di selezione sui fondi di finanziamento ci vogliono. Certo, è assolutamente. Premetto, molti di questi criteri ci vengono imposti dall'Unione Europea. Per esempio, sui finanziamenti pubblici si recepisce molto quella che è la normativa degli appalti, quindi sicuramente
un DURC, quindi la regolarità contributiva, è assolutamente necessario per poter accedere sia in fase di valutazione, ma anche in fase di rendicontazione. Ma anche la regolarità urbanistica degli immobili è sicuramente una condizione necessaria per poter ottenere dei finanziamenti. Bene, e allora con questo abbiamo concluso e io vorrei ringraziare il dottor Giuseppe Arleo per la disponibilità e per essere stato qui con noi. E io vorrei ringraziarlo anche per Grazie a voi. aver semplificato tutte queste forme di finanziamento in modo chiaro ed esaustivo, soprattutto per queste piccole e medie imprese che sempre e spesso si trovano di fronte a degli strumenti poco chiari, anche di difficile interpretazione. E io vorrei dirvi a tutti che vi terremo aggiornati su questo importante argomento. Intanto, per ogni domanda, dubbio o richiesta, non esitate a contattarci su tutti i nostri canali. Arrivederci e alla prossima. Grazie ancora.